cambiamenti sia col ciclistici, ma anche per erogazione del motore. Abbiamo provato qualcosa, abbiamo fatto il back to back, abbiamo aspettato per cambiare le cose, ci è voluto 2 ore, però qualche giro l'abbiamo fatto, qualche idea di più ce l'abbiamo, ma rimane un test questo e proviamo. Oggi le condizioni erano decisamente migliori rispetto a ieri. Sì, un po' meglio, sì, un po' meglio, e a un certo punto della giornata si era abbassata anche tanto la temperatura, poi è rivenuto fuori il sole, il vento era un po' meno rispetto a ieri, e devo dire che c'erano condizioni leggermente migliori. Mi chiedono di migliorare il migliorabile, ovviamente a me piace sviluppare, creare, diciamo non credere mai troppo che in fase di sviluppo si è già arrivati al capolinea di qualsiasi soluzione, ma che dai speranza sempre a una probabile migliorativa, ecco, che non è scontato che un progetto nasce e muore, ma c'è sempre la possibilità di migliorarlo con margini sempre più ridotti ogni anno che passa, ma c'è quella possibilità e questo dà stimolo se hai questa passione, se hai questa anche, non so, capacità intuitiva, insomma, alla fine è un insieme di cose, non è mai una sola. Qui abbiamo provato e portato una prova di questo numero uno, ma devo capire se vogliamo utilizzarlo. Tre, infatti su una moto è rimasto, è stata una prova lontano, extraeuropea, però lasciarlo non è semplice. Qui diciamo che siamo due qui dove poter provare, no, e guardare dei riferimenti. Io sicuramente potenzialmente rimetto quelli che hanno fatto bene l'anno scorso, dunque Ducati, Yamaha in primis, e con la sorpresa di vedere una Honda ancora più performante. Sicuro sarà così, e l'outsider che avranno un anno ancora più di esperienza sarà la BMW, però la certezza la darei a Yamaha e Ducati, che hanno sempre finito i campionati o primo o secondo nell'ultimo decennio, dunque a volte non serve solo il pilota, ma molto fa la struttura e la bontà della moto, no? Perché sono passati piloti diversi, ma hanno fatto sempre risultati buoni. Dunque, sì, poi per lottare il titolo fino all'ultimo è un'altra cosa in più, però di essere competitivi in tutte le gare potenzialmente c'è questo fattore. Talmente tante cose da riordinare e organizzare che non ho messo mai il naso fuori dal box. Giusto a fine giornata uno guarda i tempi per farsi un'idea, ma credo che noi tutti abbiamo da lavorare. Bensì noi abbiamo vinto questo mondiale, il lavoro è sempre tanto perché sappiamo che il prossimo anno si ripartirà da un livello ancora superiore e bisogna farsi trovare preparati, ecco. Vederti in pista, ma Max sembri effettivamente molto più rilassato, ma anche sentirti parlare. Ti senti in una posizione più comoda? Ma comoda, ma rispetto al 2009, che era stato l'anno del debutto, l'anno della novità totale, della prima volta con questa squadra nel Moto 3 4 tempi, c'era un po' più di preoccupazione perché nessuno sapeva cosa aspettarsi. E poi già l'anno dopo, un anno di rodaggio, diciamo, è venuto più il sereno. Ovviamente quell'anno dopo, questo nel 2011 che verrà, è normale che si acquisisce consapevolezza e poi non serve all'affidamento perché quello è totale da subito con questa squadra, con questi uomini. Però anche loro, cioè la manualità delle cose, si affina tutto, alla fine si velocizzano anche i cambiamenti, i spostamenti, l'organizzazione e questo dà morale e dunque si è un po' più
come dire, un po' più rilassati, diciamo. Poi alla fine non si è mai troppo rilassati, perché quando iniziano le gare, il weekend della gara, non si è mai troppo rilassati. Che pensi, che non pensi, rivali oppure prospettive. Io ho detto semplicemente che ha fatto un contratto per 2 anni con l'Aprilia, perché alla fine mi è stato chiesto di farlo per 2 anni, come mi è stato chiesto di farlo 2 anni nel 2008, perché io volevo farlo un anno, perché sai, quando è tutto nuovo non sai mai cosa aspettarsi, dunque ti dai una possibilità di dire vabbè, se aria è aria, se no. Invece ho risiglato proprio per 2 anni, perché c'è la consapevolezza e serenità, e perché mi sono detto che il meglio deve ancora venire. E diciamo un po' la penso così, se lo dico.